Goccio e Sì, Argon, direi poi dite voi. fallo. Vai! Ah, sono di Rozar. Cosa abbonda nel paradiso? Bello Il figo direbbe la figa bianca. la figa Argon. Buonasera, Ciao buonasera. Ciao. Argon. Salve a tutti. C'è anche Marti, mutata, ma c'è, quindi ciao Marti. Perché penso sia malattina, come scritto. Beh, noi per correttezza e gentilezza. Cosa abbonda nel paradiso? Un barile pieno di lubrificante. Cosa abbonda? Quello è più nell'inferno perché tu sei ato tutta la vita e poi ti inculano perché dici, ah, esisteva, e tu che cazzo. Beh, non è del tutto vero. Cosa abbonda nel paradiso? Figli della merda. Cosa abbonda nel paradiso? Una testata. Norotus? Figlio Non della credo. testata. Cosa abbonda nel paradiso? Notorious? Notorious BG anche, dubito sia lì. Cosa abbonda nel paradiso? Starnutire, scorreggiare e sborrare allo stesso tempo. Ah, tripletta. Esiste. È così volgare che me la impedisce secondo me. Trifecta. È di Marti, minchia. Secondo me dicono, sei Vai, stato Marti. buono tutta la vita, vieni qua Quindi, e fai quello che e vuoi. fai la tripletta. Fai pure la La BG. medicina alternativa sta cominciando solo ora a capire le proprietà curative di. Norotus. Anche Norotus ormai Sto l'hanno bene su reso tutto. quasi legale. Norotus è quasi legale. Un grande pene nero. Catapulte senza vestiti, pene nella vagina. Come? Aborti fatti con una stampella, la voce di Morgan Freeman. Vabbè, questo. Grazie. Ah. È vero che ti culli nel sonno, eh? Con la voce di Morgan Freeman, esatto. La voce maratina sei che dormi, dai. Cos'è? Che does not impregnate? Forse God? Che cos'è questo Cosa? odore? Ah. Che cos'è questo odore? Ci sono delle carte nuove. Sì. Sì. Penso di sì. Ogni volta mi rompo dalle risate quando fanno ca. Oh, vabbè, almeno vedi, comunque piace sempre. Vai, leggi, Mac. Giocare a L'hanno mosca votato cieca in loro? autostrada. Riempirsi ogni orifizio, che poi non è orefizio, non è orifizio, con del Sì, vabbè. padding. Che bello. I neologismi di Norotus. Una scena pezzata che fa più Sì, morti dell'Isis. O Madre Teresa di Calcutta. Ma no, Teresa di Calcutta, madre delle Nungas. Nungias. Ah, no, Nangias, scusate, che non avevo capita. Non l'avevo capita, non l'avevo capita. La scena tipo Sacchi Beh, la mare Madre Teresa di Calcutta penso che non abbia un buon odore adesso. scarica tubo Attualmente no chiamo là un scarrellamento qua in giro porca troia Chi ha scarrellato nella, chi ha scarrellato nel in cuscino? Chi ha ascensore scarrellato nel cuscino? lo vuoi uno sgargatubo solo io Cos'è? Qual è il lo via della rasata sgargatubo? Il via della rasata, bravo! Degli antropologi hanno recentemente scoperto una tribù che è devota a. Un gran ninja che un po' vecchiotto, ma che ci sta sempre. Che è devota a. Vai. No, oh! Mi triggeriedo però, porca puttana! Ne sono due bellissime. Eh sì. Ah, degli antropologi hanno recentemente scoperto una tribù che è devota a uomini anziani giapponesi. Degli antropologi hanno recentemente scoperto una tribù che è devota alla selezione naturale. Gli antropologi hanno riscoperto una tribù che è devota alla risata incontrollabile di Mac. Uomini Tribù anziani devota ai giapponesi. Marò oppure a Robocop. Nei La Marò selezione più li naturale. odia la tribù, però. Al Jack SS faranno FPS quando Entart PS sarà il Greco PS. No. Cioè, un attimo tentato di capire il senso di quello che hai detto. Siamo seri, minchia. Ho messo un'immagine su Discord Oh, e mi vorrei si è aprire. buggato, mi ha mangiato una Vorrei carta. aprire un attimo il discorso. Voi, qu quanta gente di voi ha scoperto i Linkin Park guardando gli MV di Dragon Ball su YouTube? Solo tu. Ma nel 2002, sì. Sì, esatto. Io Io facevo forse la terza niente, superiore cioè. nel No, 2002. vabbè, 2002, io le medie, io le medie. Oddio, c'era la musica dei Linkin Park nel combattimento.
c'era, no, solito sempre... C'erano sempre gli MV tipo di In The End con Goku. Io avevo quello con Sasuke. Mi ricordi quello con Sasuke e Naruto? Il piccolo però era... samurai, sì, certo. Vai, Sasuke, Sasuke. Jack e Sass faranno FPS quando Justin Bieber sarà bambino incatenato a un palo. Jack e Sass faranno FPS quando il sesso sorpresa sarà un eco scambio. Ok. Jack e Sass faranno FPS quando sul soffitto... No, riprego. Sul soffitto! Grazie. Sarà violenza, linguaggio per adulti e contenuto esplicito. In effetti io metterei un attimo un Peggy 18. Jack e Sass faranno FPS quando incazzarsi così tanto che ti viene un'erezione sarà l'invincibilità temporanea. Sai tipo il malito unicorn che lo ti parte la stellina di Super Mario. Quando urlare si è accomato nel gioco battaglia navale sarà molto... No, mi piace, mi fa troppo ridere sta cosa. Eh sì, perché poi devi andare in giro a prendere la cappellata in faccia alla gente. Eh no, perché tra l'altro è il corno dell'unicorno, cioè ti viene proprio il corno tipo dell'unicorno. Martello di... pam, pam, pam. Il martello di Super Mario, sai che fa? Esatto. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con... Oh dai, Norri, è tutta per te questa. Okay. Non so, Naruto sta pian piano diventando un meme. Non so se preoccuparmi per lui. Oddio. Oh, ma Valluccio carino. È un po' quel tempo che non lo sento. No, ma è un po', è vero, è un pochino. Naruto contro Sasuke con Bring Me to Life. Sì, esatto. Ma c'era anche Dragon Ball con Bring Me to Life. No, ma io avevo. Aspetta, ne avevo una ancora. Bring Me to Life. Ah, ho letto da votare. Evanescence. Allora. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con i pezzi di culo. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con Naruto che ride come Pippo. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con l'iPhone 9. Ok. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con infilare un ombrello nel culo e per aprirlo. Non so con cosa sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta con foche addestrate ad uccidere. Tan tan tan. Tan tan. Beh, le foche mi piacciono. Cazzo. Che belle. Minchia, Martino, anche i pezzi di culo. Ci sta sfasciando. Pezzi di culo, E anche Nora tu scrivi come Pippo. Sì, oh, grazie. Finalmente... Proprio così ho ucciso Fro. Come mi chiedi? No! Oh mio Dio! Markrock, io veramente devo prima o poi devo fare un meme. Cosa ha fatto? Un meme? Sì. Ah, il mio è bellissimo. È bellissimo. Tanto non so se ho dato a Marino capisci. Mallo. Esatto, ha preso il Mario. A Marino Mallo. Marino Mallo, sei in diretta da... Sei a Sydney? Sì, Mario, sono a Sydney. Bene, grazie. Bene, grazie, ciao. No, no, non ci credo. Dovete votare. Scusatemi. Oddio. Sì, a Londra, sì. Sì, perfetto. No. Oscar Carogna, che fisso mi stai tirando fuori. Oscar, giocagnaccio. Sì, proprio così. Ho ucciso la voce sexy di Norotus. No. Con i piedi solletti con lo scroto. Ehi. Sì, proprio avete così. Scoperto il mio tallone d'Achille. Ho ucciso i terroristi. Come mi chiedi, soffrire di un leggero attacco di morte. Sì, proprio così. Ho ucciso WhatsApp. Come mi chiedi? Ma è una K47 che spara gatti morti. Sì, proprio così. Ho ucciso Justin Bieber travestito da uomo. Come mi chiedi? Tirandolo fuori. Sì, sì, proprio così. Ho ucciso Gandhi. Come mi chiedi? Il KKK. Allora, se posso dire, non era così nero. Il KKK. E se posso dire, questa era fatta solo per Edo. No, allora era votabile. È di Norri, ti prego dimmi che è di Norri. No, non era della Marti. Era no, votata. No, questa. No. Ah, no, è mia. Partitina? Ho vinto. No! Merda. Ne ha fatta un'altra macro, perché... Vabbè, ci provo. Questa però era per Norri. Vai a vedere Zetto che ne ha messo partitina un'altra. Partitina essere sparati per davvero. Partitina con atti di vomito. Questa è di Mac, che sicuramente sugli FPS. Partitina a catafiondarsi. Partitina a razzismo. Partitina a vomitare durante un bambino. Io direi catafiondarsi. Sì! No, dai, partitina a razzismo, cazzo. Partitina con atti di vomito. Avrei votato razzismo. Lo sappiamo. Mica era fatta quella vera. Io sono
colui che distruggerà. Oddio, Mac. Vai. Scusate. Mi metto apprezzato la partitina a razzismo perché. No, ma. Partitina a catafiondarsi. Partitina. Facciamo con anti di bomba. Io sono Mister Muscolo. Dietro di te è colui che distruggerà gli estrogeni. Eh? Vabbè. Io sono parole. Colui che distruggerà il ninjutsu. Il ninjutsu. Scusate. Il ninjutsu. Sempre. Io sono Nicolas Cage. Colui che distruggerà i miei genitali. Io sono un grosso cazzo nero, colui che distruggerà la disfunzione erettile. Questa ci sta. Si ce l'ha. Io sono il sud, colui che distruggerà l'Africa. Oh. Dove al contrario, come pensato. Il grande cazzo duro dovrebbe, nero dovrebbe essere al contrario. Io pensavo anche all'Africa. Ah, ma anche il grande cazzo nero che distruggerà la disfunzione erettile. È più forte anche della disfunzione. È palindromo. Lui è più forte della disfunzione. Che cazzo! Il pene di Palissandro, proprio quello bello. Vai, Norri, facci il blank sec. Ma perché l'hai chiesto a Norri? Perché mentre ho strafatto come lì. Perché? È diventato cioè, e me lo chiedi perché l'ho chiesto a Norri? Non capisco, ma perché l'hai chiesto a Norri? Ma perché? Perché la voce non riesco a capire. Raga, fottetevi. Ma perché così mai? Così, date un affanculo. Io lo dico così. A proposito, è vero, stanno facendo il K-check. Un attimo che aspetta, lo faccio anch'io. Ah, K-check, arrivo. Il KKK-check. KKK-check. KKK. No, ok. Io Norri, però, Norris niente. Games, niente capsule, ok? Ah, la devo scegliere. I capsule, ok, anche Marty, i capsule. Grande Marty che ci è cascata anche lei. Cioè, che pezzo di merda che sei. Io sono un grande pezzo di merda. Sono il peggior pezzo di merda che la merda. Ah, devo leggere io. Mentre ho strafatto di acidi, essere in fiamme è diventato vedere i draghi e rendersi conto di essere su Dragon Age. Mentre ho strafatto di acidi, un deludente compleanno è diventato essere breve e far parte del cappagatta. Mentre ho strafatto di acidi, sniffare i fantasmi è diventato urinare e defecare tanti altri hobby. Mentre ero strafatto di acidi, Han Solo spoiler, è diventato fare battute sull'olocausto quando non si deve. Mentre ho strafatto di acidi, Kamonerai è diventato affidare. Sì! Adesso, una piccola excursus. Perché uno non potrebbe essere ebreo se fa parte del KKK? Cioè, non lo vedo così strano. Ah sì? Tecnicamente il KKK sono anche... Vabbè, ma nel senso, non è che va in giro con tutto un driver. Tutto quello che non è americano, ebreo. Americano e come faccio a mantenere una relazione amorosa? Ripeto, cioè nel senso, se sei nero non è che poi, cioè, ti vedono. Ma se sei ebreo non è che vai in giro con un dreidel che ti ne accorgo, no? A prescindere Non è che vai in giro con i ricciolini sui capelli. Beh, c'è chi lo fa. No, però la prima volta che andate a mangiare una pizza e ti dicono di dividere alla romana. Ehi, come faccio a mantenere una relazione amorosa? Cazzi al posto delle dita. Oh. Come faccio a mantenere una relazione amorosa? Scorreggiare dalla vagina. Io? Vabbè, giusto, sono una donna, hai ragione. Come faccio a mantenere una relazione amorosa? La mia collezione di sex toys tecnologici. Con due Z, tra l'altro. Due Z, madonna, zio, perché zio. Perché vibra. Zio. La collezione. Ringraziamo ancora God per aver fatto questi cazzi. No, questa non è colpa di God. Come faccio a mantenere una relazione amorosa? Non fottendomene un cazzo del terzo mondo. E come faccio a mantenere una relazione amorosa? Avendo un'erezione. Okay. Mi sembra una... allora, sto pensando. Penso. Quando pensi sei pericoloso. Ho detto che sono nessuno, cazzo. Oh, ho dato un punto a Mac. Oh. Raga, Scrototus non ha preso un punto. Scrototus. Fate come me. From? That's what she said. Beh,
Oh, c'è ancora sta cosa che se ti iscrivi al canale di qualcuno ti sponsorizzano con 15 account diversi. Sì? Io se mi iscrivete al mio vi mando una missiva con un bacino. E con la foto della cappella. La foto della cappella. Ma non la sua, cioè, potrebbe anche essere, non è specificato. No, la prima che trovo su 4chan, e fidati che è il primo thread che apro, anche se a tema religione ne trovi una. Perché sì. Perché anche trovi, perché lì trovi calcio ovunque, ma tolto quello. God l'ha ucciso. La malattia. Cosa ha detto God? È una nuova, è una nuova la... killer ispanica. La malattia. La malattia. Oh. Mangiare merda. Letteralmente. Esatto. Vorrei solo messo proprio che il blank porno non è il mio ragazzo, ma è l'amore. E lo chiede al suo amante, esatto. OCD, that's what she said. Un libro completamente bianco. That's what she said. L'Isis, that's what she said. La mia vagina. That's what she la said. Mia vagina. La mia vagina. La mi a quindi vagina. La vagina di una lamia? Di una lamia, bravo! Oh. Ma perché? Come può essere that's what she said? Ma come? Ma perché non quell'Isis? No, no, Isis. No, no, no. Nel ci suo sto. Nuovo album, Kanye West non ci rappa sto. Sul suono di Rihanna pestata, no? Io non ci sto comunque. Era Kanye West non che aveva pestato Rihanna. Pare di sì. Sì, vero. No, perché tra l'altro... Ma non era cosa Jay-Z, no? Sì, sì, no, adesso... no, Jay-Z sposatissimo con... Ma cosa stai cantando con 15 anni? Con Beyoncé. No, non lo sbagliato. Sì, 15... Non lo so, però vorrei vedere quanti iscritti ha, perché sai, se ne ha più di 20, 15. Mi conviene. 15. Oh, Chris Brown ha picchiato Rihanna. Chris Brown, scusa. Davvero Chris Brown? La Chris Brown. Mi sembrava non fosse Chris Brown. Oh, Fax, Coccoio, Fax. Sì, allora. Fatemi vedere questo. Dicevo, il suo nuovo album, Kanye West, rappa su solo di due terzi della merda mai prodotta da l'intera specie umana. Nel suo nuovo album, Kanye West rappa su solo di essere ricco. Nel suo nuovo album Kanye West rappa sul suono di sorella palindroma. Nel suo nuovo album Kanye West rappa sul suono di pistole che sparano mestruo. Quello è più Bojack. Pre-aborto più che altro. Aborto. Sanguinaccio. Che bello. Quanto è bella quella parte di Delfine Acquafina, scusa. Nel suo nuovo album Kanye West rappa sul suono di scappannare definitivamente. Ce n'è una che fa ridere perché è bella. Niente, 15 video, 782 iscritti, Mi può fare grande pubblicità se li fa. Vabbè, così se va in giro con iscritti di cambio, io domani arrivo a 500.000, nel senso. Ah, vorrei dire che ho ricevuto anche io il mio primo iscritto. Esatto. Oh, ti senti emozionato? Hai avuto pensieri di morte verso tanta gente, Argo, per curiosità? Anche tu? No, gli ho scritto grazie. Ma allora continua a essere un caso isolato. Leggete pure. Poi comunque vi devo passare della roba e dopo che siamo contro. Tra l'altro, una cosa. È Argo cioè, chi si è perso la live di oggi di Nio? Ah. Non ha trovato il punto in cui Norri voleva. Perché è entrato uno chiedendo tipo: ma sento, sei gay? E c'è detto, ma sei omosessuale? E io ho detto: tipo, e se lo fossi? No, ha detto vuoi partecipare, Ede. Ah, è vero, se lo fossi vuoi partecipare, Norri. Oh, Troiette, siete tutte calme, è mio. Mettetevi in fila. Troiette, mettetevi in fila. Segna il territorio, Norri. Esatto. Mica, questi arrivano. Qua c'è uno ship che va avanti da 2 anni. E adesso arrivano sti qua in 3 secondi. Cos'è che nonna troverebbe molto strano, ma anche molto piacevole? Niente. Impegnarsi lo scroto in un gancio per nonna. Nonna, sei strano. Nonna? Il papa... portare la nonna al guinzaglio, una bella sniffata. Dipende dall'età della nonna, Lupio. Dai. Ci starebbe anche il papa. Però portare la nonna al guinzaglio. Papa, ragazzi. Comunque non capisco come fa. Vabbè. Fa ridere perché te. Fa ridere perché te. Hashtag blessed. Pomeriggio fantastico. Hashtag. Hashtag Norri, ti lamo, cazzo.
Minchia, in quanto avete risposto in un nanosecondo? Io sono il moderatore per loro da un bel po' di tempo e già li odio. Zerri o notte? Hashtag mutande commestibili. Hashtag la dignità. Hashtag Argon DB. Hashtag la depressione. Hashtag trollare gli stranieri usando insulti come frase di benvenuta. Vi prego, salvate ste parti perché... No, ma sono tutte meravigliose. Cioè, yay. Hashtag depressione. Esatto, cioè, abbiamo bisogno di hashtag depressione. No, hashtag la dignità, perché di solito quelle... La dignità. Ne una carina. Blank porno, grazie. No, sì, io, cazzo, posso toccare. Scontro del secolo. Verso... Bene così. Frucca. Ma Blank Porno cos'è? Porno fatto da ubriachi fradici che poi non ti ricordi più, cazzo. Scritto Rocci con la I. Frucca, scritto Rocci con la I su Twitch. No. No, delle carte di merda, va bene. Vai, leggi Zetto. Non lo so io. Ah, secondo il secolo, il barbone mistico verso la mia anima. Che barbone mistico? Batman verso Buco della Zona. Secondo il secolo, fotografare fattualmente treni in corsa verso pagare con i monopoli dollari. Secondo il secolo, deporre un uovo verso spartorire sassi. Secondo il secolo, preservativi bucati contro l'equazione di Satana. È bellissimo. Quella la bucarebbe il preservativo. Bellissimo. E infatti per quello è uno scontro. Yes! Bella, yes. Sono contento. Io non vi capisco. C'era Batman che prova a tappare il buco dell'ozono. Batman contro il buco dell'ozono sarebbe stata una puntata bellissima nel telefilm. I soldi non possono comprare l'amore, ma possono comprare lo spray antibuco dell'ozono. Ma vogliamo parlare della gente che c'ha tipo 15 video di cui uno è l'intro del canale? Ma che cazzo fate un video solo dell'intro del canale? Ma perché? Ci stavo ma pensando perché? Ma dai, ma non ha senso. Perché? Ah, nel senso che quindi sono 15 volte la cosa, la intro? Ma sì, ma non capisco. Ma mettetelo nel video, non rompete il cazzo. Fate un video su Clash Royale come tutti e ci mettete all'inizio il cazzo di intro. E poi alla fine dite, avete visto quanto sono beccio che c'ho l'intro fico? Se volete l'intro, iscriviti, cambia, condividi e commenta. Giusto. Scusate, non ho premuto bene, stavo facendo la invettiva e non... Mac devi vedere bene, ne ha due di video intro canale. Ecco. Comunque leggete. I soldi non possono comprare l'amore, ma possono comprare Mac. I soldi non possono comprare l'amore, ma possono comprare spacchettare in modo selvaggio. I soldi non possono comprare l'amore, ma possono comprare... No, non ho fatto. È uguale! Scusate. I soldi non possono comprare l'amore, ma possono comprare il Kenny West. È lo stesso video! Rocce senza i! Porca puttana! Scusate. Scusate. Allora, i soldi ci possono, tiene, possono comprare... Ah, Mac mi piace. Mac mi piace tanto. Perché è vero. Fa ridere perché è vero. Esatto. Però avendo appena parlato di Clash Royale... Hashtag fa ridere che perché è vero. I soldi non possono entrare. Raga, scrototo sto giro. Scrototo, mica veramente. Alla puntata 100 del Glitch Road Super Show c'era Fro. Che Fro? Io non ce l'ho, non c'ho il nome. Io non c'ho un cazzo. Chi c'era? Ma c'era qualcuno alla puntata 100? Sì, noi. Noi. Non avevate invitato anche qualcuno? No. È durata tantissimo. È durata 12 ore. No, se sei solo noi però. L'odio furente che con le ultime ore che sanguinavamo dalle orecchie. È arrivato un Twitch Primer, credo. No, più Turbo. Con 9696. Ciao, Anto. Turbissimo. Ciao, Anto. I like you more.
I like Yambo. Vai, Scrototus. Alla puntata 100 del Bleacher Super Show c'era un micropene che aveva bisogno di un orso. Alla puntata 100 del Bleacher Super Show c'era Barbara d'Urso in lacrime che voleva farsi platinette. Alla puntata 100 del Bleacher Super Show c'erano orribili incidenti dovuti alla depilazione laser che lecca gigante. Alla puntata 100 del Bleacher Super Show c'era la placenta che una quantità inimmaginabile di rana. La puntata 100 del Bleacher Super Show c'erano campioncini gratuiti che facevano stronzo avanti i bambini. Mi sa che vince Barbara d'Urso perché ci stava di brutto. Ci stava. Ce la vedi Barbara d'Urso in Jack SS? Ricomincio a capirvi, ecco. La rimettiamo per gli invitati. Cosa ho riportato con me dal Messico? E non ce l'ho la cosa. Argon, linkagli il canale, il tuo canale. Ma basta che puoi farlo. Un nome. Anzi, come devi. Ah, vabbè, c'era anche un link al tuo canale a Tommaso. Comunque, prima cercavo il nome della ship mia di Norri. Non è Noretto, scusa. Noretto ci sta. Anche Zetotus. Mi piace Noretto. Però Noretto è proprio. Noretto è più tenerello. Come per me non è Zettis, ma è. Ma Noretto sembra tra Noretto e devo uscire. Tra Noretto. Mac, non è Zettis, ma è matto. È matto per me. Per me è sempre stato matto e sarà sempre matto. Mac e Argon giocate. Anche io. Ah no, io ho giocato. Sono carte belle. Cuore matto. Matto da legare. Cosa ho riportato da come dal Messico? I lebbrosi. Cosa ho riportato come dal Messico? Morire. Cosa ho riportato come dal Messico? Anello vibrante della felicità di Juanita. Cosa ho riportato come dal Messico? Fantasmi. Cosa ho riportato come dal Messico? Uno shot di morfina. Dire che mi piace questa, perché in realtà è tutto ciò che probabilmente ti è rimasto dal ritorno dal Messico. Guardate, ma un culo. Noretto è il nome di un gelato, di un riquale del genere. Il Noretto ci sta. Amaro Montenegro, sapore di... Noretto. Prezzo. Scusate. È uscita un po' male la risata. Amaro Montenegro, sapore di Dio. Amaro Montenegro, sapore di umiliazione sessuale. A sapore di Le Gulag. Le Gulag sono... Ah, ok, pensavo fosse tipo ubriacarsi con il corruttore. Ma voleva intendere i goulash come le gulag. Gulag, le gulag sono delle caramelle famose in Siberia. Molto famose. Ma saranno i gulag, però scritto male, immagino. Vanno alla morte. Più grande e più nero. Più grande e più nero. È un cazzo o guerriero? Cazzo straniero. Un cazzo guerriero. No, è un cazzo straniero. Cazzo straniero. Però un cazzo guerriero anche quello. Non è... Poi, Nori, mandaci in privato qual è la tua risposta che te la scegliamo. No, non la mando. Okay, solo due cose sono certe, la morte e... San Bobando non c'è cosa. Boh, non so, chiederò domani mattina a West dove. Quindi è Sonic Racing. Sonic All-Star Racing. Ma aspetta, che forse una chiave potrebbe avere, forse. No, non è neanche in sconto. All-Star Racing Transformed. Addirittura Transformed. Transformed. Sì, solo due cose sono certe. La morte e... Manca qualcuno. Io mi sono... Io sì. No, membro inesprimibile. Io. Solo due cose sono certe: la morte e i problemi intimi. Solo due cose sono certe: la morte e ringraziare la gente dello Stratpak. Solo due cose sono certe: la morte e un pezzo. E salutiamo la mamma di Kalu. Mamma di Kalu. Uno dietro l'altro, queste due carte. Cosa? Il gioco che le ha messe una dietro l'altra, queste due carte. Guarda. Sì, infatti. Solo due cose sono certe: la morte e tutti i miei amici che muoiono. Oh, questo mi piace. Solo due cose sono certe: la morte ed Zetto che stonano durante la canzone della luna.
Questo è approvato dopo dalla scientifica. È Indie Bang approved. Sì. Only on Indie Bang. Scrotatus, cosa hai scritto? Scusa. Non me lo dico. No, avevo scritto Strat Pack. Però ci provo anche con il running joke, ma non ce l'ho. Ah, e Martin, no, ne avevo una che dire sessista, razzista e più. Era bellissima, però. Beh, giocala, ti prego. Vai e domani. Ci hai dato like. Le donne del castello vogliono solo quello. Io è un po' così. Si può capire. Vai, cosa secondo voglio? Me sono entrato nella mente. È sottile. Non ce l'ho. Sonic. Sorry. Non è, cioè. Sonic. Ragionateci un attimo la mia. Chi stava leggendo? Mi puoi leggere, Norri? Mi puoi leggere You Touch My Tralala? Come toccare il tralala in maniera molto sexy. Le donne del castello vogliono solo quello. Toccare il tralala. My ding ding dong. Basta. Qual era quella razzista, scusa? Guarda tra tutte le guarda il corrispettivo del cucinare nel medioevo. Ok. Cosa guarda fa? È arrivato il momento di cominciare l'operazione. Dai, ti prego. Secondo me quello è quello che noi ci diciamo. Io ne ho messa una Io ne ho messa una che è quello che ci diciamo noi tutte le volte il lunedì prima di iniziare. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione. Convertire Mookie all'Islam, dite tutte. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione ridicolizzarsi in pubblico. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione puppa. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione convertire Mookie all'Islam. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione fra. L'operazione torneo 100 gemme invece quando lo facciamo? Allora, sono belle, sono tutte belle. Ma una mi è proprio sciolto il cuore appena l'ho detta. Sì, sono quasi sicuro. Lo sapevo. Operazione artichocche. Cos'hai scritto, Nati? Convertire mucche all'isola. No, ok, quella era l'ultima. Lo so. Mi dispiace, però. Non ho potuto svolgere i compiti a causa di... Oddio, tutto il naso spellato, cazzo. Io ho deciso, a 10.000 iscritti faccio intro su richiesta. Ma è che ti sei incistato, eh. Sì. Cosa vuol dire fai intro? O faccio un video su Hitler che gioca a Clash Royale. Hitler? Sì. Un po' sotto il peso. Allora, mi dispiace, mi regali i baffi e ti faccio la base. Bene. Non ho potuto svolgere i compiti a causa degli uomini. Mi dispiace, prof, ma non ho potuto svolgere i compiti a causa delle vagine geyser. Avevo letto laser subito, poi mi sono dovuto correggere. Mi dispiace, prof, ma non ho potuto svolgere i compiti a causa di una vita piena di tristezza. Mi dispiace, prof, ma non ho potuto svolgere i compiti a causa del mio pensiero al suicidio. Mi dispiace, prof, ma non ho potuto svolgere i compiti a causa dell'autocannibalismo. Fa ridere perché è vero o per cosa, Marta? Ha vinto? Scusa, anche tu. Oh, fa ridere perché è vero. Sì, ma quale? Il tempo per far vedere le immagini. Una vita ripiena di tristezza. Ha vinto Marti. Ci ha disintegrato. Zero punti. Norri zero, veramente vergogna. Anche Mac. No, Mac ce l'avevo. Però è Lost si resetta quando finisce. Ah, Lost si resetta, non lo sapevo. Sì. Infatti dicevo, però non avevo un punto. Dai, abbiamo due bei memini proprio. Facciamo vedere i due meme. Marino Mao. Ciao Mario. Bella. Comunque Nori è vincitore morale. Bella. Che ricordi, Mario? Di cui in realtà ricordiamo esserci la prima e la terza sera. La seconda è stata tagliata per il poco budget. Che bello. Però te la riassumo all'inizio della terza. Sì, che è stata proprio... Quando ti verrebbe da applaudire, ma per due giorni. Non esiste anche la quarta, vero? No. No, mamma mia, no. Anche perché la terza è finita proprio... E niente, basta. Adesso deve uscire il film nuovo, più che altro. Di che? Di Maccio deve uscire il film nuovo.
Ah sì? Sì, però adesso cioè, non mi ricordo il titolo. Comunque c'era, gira un film adesso, facendo un secondo film. L'ha detto, ragazzi. Cosa che fa? Ah, io aspetto, io se non fosse che la mia intro è bella, aspetterei mecca 10.000 iscritti solo per averne un'altra. Mi potete mandare tutti, ognuno di voi mi può dire voglio l'intro così e io ve la faccio a 10.000. Una live mentre fai l'intro. Avete due una finestra di due giorni per chiedermi l'intro. Esatto, io non ho l'intro a Mac, non so se... Anche io ce l'avevo, ma ho deciso che faceva. È una stronzata l'intro all'inizio del video? È una cagata? Allora, ok, intro una stronzata. Ascolta, okay. La intro all'inizio del video serve se hai un determinato contenuto, cioè esatto. Se tu fai una premessa e poi parti che è un po' un pelo slegata dal video e poi parti, in mezzo quei 5 secondi di stacco hanno anche un senso. Ma però... se faccio un cazzo di video su Clash Royale, puttana galera, ne ho 5, 3 esatto. di Minecraft, che cazzo me ne faccio dell'intro? Scusate, basta, ok, mi spiego. No, ma è anche come se la... Perché è il contenuto del video l'intro. È anche come se la mettessi ogni volta prima di Isaac. Cioè dopo esatto. Un po' diventa stucchevole. Un pelo, eh. Di fine, no. E se dobbiamo vedere Sexy Z anche oggi. Allora, mettiamo anche questo. Però c'è Marino Mallo stavolta. Come si chiama? Me li chiamo, chiama. Perché c'è Patto, però? Sempre così oh, razionale. Sempre molto sexy. No, più che altro se io arrivo a 10.000 iscritti, la prima volta che vado giù facciamo un shake. No, gli facciamo il tuo vecchio, la tua vecchia intro, però a cappelle. A cappella. Non a cappelle, a cappella. È stato un lapsus freudiano, ah, scusa. Quindi è confermato. Ma fa ridere perché sì, esatto. Conferma vanto di Dio. Certo. Facciamo a cappella, facciamo pa 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba pa 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 ra ba, così. E che così prendiamo meno. Tipo, ritagliamo con dei cartonati i loghi, appariamo noi che li lanciamo. Esatto. Solo 650 milioni, quindi ci divertiamo, però. Esatto, facciamo così. Dai, voi il lunedì avete una sigla. Martina sì, vuole. Martina vuole la intro con la Masson. Io ho una meravigliosa intro al martedì sera che commento che ogni volta mi fanno i complimenti per quella di Star Wars, era più bella però. Cioè oddio, in qua, cioè ogni volta ci sono almeno 4-5 persone che dicono "Ma c'è Norri?". No. Ah, quella di Star Wars non era. Non chiamo Norri ogni volta e di Star Wars era bella. Quella di Star Wars con anche Argon era proprio. Ma prima o poi rifarò farò a un certo punto il best of delle sigle. Ma perché che intro hai già adesso che non me la ricordo? La e c'è Norri che sfattona su... Ah, giusto. Come Ganja. Preso dal suo video. Esatto. Ganja, bene, quindi per... Minchia. Scusate, che questo bene mi ha ucciso. Mi ha dato l'ultime due... Fatto sta... Due gocce di vita, allora date così. Che fatto sto, c'è sempre. Bene, la puntata di oggi, 20 febbraio, è tutto. Però per mi manca un per. Per la puntata di oggi, 20 febbraio, è tutto. E che puppatevi i vostri canali. Possibilmente fate anche un intro di 10 secondi prima di parlare, per favore. Grazie. Vai Norri. Ciao a tutti, sono Marcos, benvenuti sul mio canale della intro frizzantissima. Facciamo una commedia frizzantina. Chiedo scusa. Comunque, ho un canale che tratta principalmente di giochi indipendenti. Attualmente ho una serie attiva su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Afterbirth, quello che volete, mille. Cosa? Mille. 2x al quadrato la formula della tristezza, ecco il mio canale. Ho anche una serie attiva su Factorio, se siete interessati e non conoscete il gioco fate assolutamente un salto sul mio canale per conoscerlo. Vai Zetto, fatti la intro. A proposito, Edo, devi fare la domanda di percorso. Ma porca troia, sto giocando io. Porca come stai troia. Giocando? Sì. Cosa stai giocando? A Rainbow Six. Ma come? Ma come giochi a Rainbow Six no, adesso così? Sto prendendo... No, ma sto scherzando, adesso te la faccio la domanda. Ah. Giro. Ci hanno messo un meme nuovo. No, allora nel frattempo poi faccio vedere. Mi dici il gioco, così la scrivo. Il gioco? Non me lo ricordo più.
Deponia, che potete vedere sul canale. Vabbè, ve lo fa, ve lo dice lui. Ma dai, mi hai tolto la domanda. Ah, ops. Perdon. Comunque, vai, mi aiutate con l'intro, per favore. Vai, fratello, intanto ci la domanda. Wow, 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 wow. Salve a tutti, sono Mazzica 92 e benvenuti su questo canale che tratta principalmente di videogiochi, role playing e giochi da tavolo. E live il martedì sera dalle 9, giovedì sera dalle 9, tranne questo giovedì sera, che quindi forse c'è il mercoledì sera, ma forse no. E quindi state iscritti e vedete, iscrivetevi a Twitch e ciao. Ok. Oh yeah, motherfucker. Ovololo motherfucker. Ovololo motherfucker. Ovololo motherfucker. Dobbiamo fare il remix. Ovololo motherfucker. Invece che drop the bass, ovololo motherfucker. Vai. C'era una canzone che sentiva mio amico Tecnofolle che faceva tipo I'm no dropstick motherfucker. Sì, guarda, l'ho sentito tutta, ecco! Sono tre stagioni che lo sento. La serie C, sono tre stagioni che mette quella canzone di merda. Lì ci sta da Dio, ovololo. Meno male che mi sono dimesso. Sì, lì poi ci stava tantissimo, devo dire la verità. Vabbè, niente, tutto a posto. Sembra un'orgia di digeritù. Oddio, che disagio è partito. Ha vinto Naha. E no, dai, la quello di Norri che sbaglio sempre. Nagi! 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 Ha vinto Nagi, ha detto Nagi. Onagi. Messaggio. Ho visto che è partito, mi è arrivato un messaggio, quindi bene, perfetto. Onagi. Manca quello di Nagi e poi li mando tutti e quattro insieme prima di andare a morire a casa. Il nuovo meme l'hai visto, Fra? L'ho messo. Ah, ok, bravo. Sempre così razione. Sempre così razzista. Scusa, sto cantando. Non so perché ho un momento di Max Gazzè nella mia vita che mi viene spesso. Scusa? Oddio, mi piace, è salito il Max Gazzè. Mi piace tanto come cantautore, devo dire. Però ogni tanto vi parte. Ma è molto bravo. Non vi piace? Me. Non so neanche cosa abbia fatto. Esatto. Me. No, è anche molto carino il progetto che hanno Max Gazzè. So che è senso per dire una eresia, perché c'è dentro Fabio Volo. Hanno un gruppo, Max Gazzè, Fabio Volo e Silvestri, che fanno delle canzoni molto carine. Sì, sì. No, non so. Silvestri, scusa. No, oddio. Silvestri. E l'altro, hai capito? Magari Fabi. No, aspetta. Fibba? Ah, lo conosci, ok, capito. Fabi, coso e... Fabi Fibba, ah, no, okay. No, Niccolò Fabi, quello di capelli, per dire. Lausi per Fibba. Ma no, erano Fabi Volo. Ovololo. Ovololo. Ovololo remix. Qualcuno fa? Ovololi tipo... per Fibra. Ovololi per Fibra, secondo me, tanti nella sua vita, però... Fabri Fibra ha preso quasi più figa di Rocco Siffredi. Qualcuno può fare tipo un nuovo LOL remix di qualcosa? E ce lo mandai. Lo mettiamo come nuova sigla del GHSS per una volta. Comunque una volta pimparci il canale io e Argone, per dire. Dai, forza, pimpatevi anche i vostri canali. Cioè, abbiamo ancora ben due remixoni da fare. Ah, è vero, dobbiamo partire. Quindi chi inizia? Dai, Argone. Ah, devo andare io perché lui sta giocando a Rainbow. Ah, okay. È vero. Dobbiamo fare... No, è che quando chiudo io devo dire la frase quella con cui si chiude il video. Allora, prepariamoci, sì, andiamo con l'intro. Aspetta, dai. L'intro. Perché lo deve andare Argon prima? Bisogna partire con tipo stappa la lattina. Vai, Argon. Fax a tutti, io sono Argon DB e non farò un intro per il mio canale. Il mio canale sto portando attualmente Overlord Rising L e Deponia, fuga da Deponia, come dice Nagi, perché in italiano è quello il nome.
è arrivato al momento delirio appena. Esatto. E se volete iscrivetevi. Ciao. Ti metto il testo di Opololi per Fibra sull'Indy Benghini, promesso, grazie Pollaccio. Vai, no, Opololi con Fibra. Opololi con... no, per Fibra. Per Fibra. Come fanno le uova? Mangiando la Fibra, che è... Ah, però non è propriamente quello che intendiamo. Io quando volete sono carico. Pappa, wow, 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 wow. E bella a tutti ragazzi, sono Edut J e dopo quante intro avete da magnifica canali, intro frizzantina da cui ne partirà un'altra. Beh, ok, ho deciso di ogni 10 euro un'intro nuova. Vi voglio solamente ricordare che faccio intro a pagamento e che questa settimana domani mattina tra domani e dopodomani registrerò un paio di video che usciranno. Uno l'ho annunciato sulla pagina Facebook, uno l'ho annunciato sulla pagina Facebook che sarà tema Rainbow Six Siege, che in questo periodo sto cercando parecchio. E l'altro invece sarà legato alla frase un po' provocatoria che dirò a fine video. Che è wow 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 wow. La dirò a fine live. Che sarà Clash Royale, non è un gioco, ma no. Ho detto. No, quello si sa. No, a fine video dirò questa cosa un po' provocatoria. Ma volevo dirne una anch'io di provocatoria. E questo video sarà così, un po' sarà molto frizzantino, molto dinamico, pieno di effetti speciali, un paio di cose fighe. Ci sarà addirittura la presenza così, una comparsata da parte di Maurizio Costanzo, ve lo posso anche già dire. Addirittura. Sarebbe tante bombe. Non si scherza qua, E niente, quindi nel caso... Rimanete iscritti perché qua frizzantezza sul canale di Edoardo, frizzantezza, croccantezza, novità, cambiamenti, siamo così. Vediamo ogni schiocco di dita, sto cambiando l'idea del canale. Ok, perfetto. Faccio come altri youtuber italiani emergenti, no? Cambiano idea, schiocco di dita. Niente. Allora, intanto io metto anche il canale Telegram, perché così sarebbe anche carino. E ricordiamo che c'è anche il viaggio di Martis che non può parlare adesso. Che non può parlare, ma... Facciamo anche la canzone anche per lei? No, perché è una persona seria. Ah, ok. È l'unica persona seria qui in mezzo. Comunque, secondo me, con questa intro finale un po' che ironizzo su quella che è la produzione di video contenutistici su YouTube, abbiamo un attimo violentato il medium videoludico. Sì. No. Ve l'ho detto, però. Fatelo. Comunque. Quando vuoi dico la cosa, Mac. Sei pronto? Sì. Devi annunciarti di nuovo con un intro di 10 secondi, però. No, no, niente. No, devo dire così una frase. Ma è un pensiero che ho sviluppato oggi mentre cagavo, devo dire la verità. Ok, perfetto. Quindi adattissima. Deve essere profondo, quindi. Esatto. Vai. Pesante. Ragazzuoli cari, così in tutta l'onestà del mondo. Costi cazzo di Souls-like... Avete rotto il cazzo. Oh, ma andasse una volta sta cazzo di intro. Porco. Non va. Panculo. Non va. Non funziona. Non funziona. Va. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio,
addio amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Dio, venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao ciao Luna, ciao!